Di fatto abbiamo impostato di recente la chiglia del secondo T60, di cui il primo modello sarà consegnato nel gennaio del 2026. Quindi questo modello che va a colmare il top di gamma della produzione Baglietto, che è una barca da 60 metri con una stazza di circa oltre 1000 tonnellate. È un modello che nasce dall'evoluzione della serie fortunata del T52, un modello di cui abbiamo realizzato 9 modelli, la decima è in corso di costruzione. Quindi col T60 credo che Baglietto esprima di fatto il passaggio ad una gamma decisamente superiore, una tipologia di barca che rappresenta anche a livello innovativo diversi elementi, sia negli spazi esterni sia nei concetti costruttivi e tecnologici. Quindi sono sicuro che anche il T60 ci darà molte soddisfazioni, come è già accaduto anche per il T52. L'estate 2023 è stato effettivamente il primo anno dell'accordo con Portofino, un accordo che ci ha dato sicuramente tante soddisfazioni. Portofino l'abbiamo anche, diciamo, scelta e siamo stati poi anche scelti da Portofino, perché è un accordo che è nato col sindaco e quindi è nato con una volontà di ambedue. E direi che rappresenta un po' il palcoscenico ideale per Baglietto per presentare i suoi prodotti. Portofino è un borgo storico marinaro ligure che ben si sposa con quella che è un po' la filosofia Baglietto, quindi crediamo che questo binomio sia destinato anche a durare nel tempo. Abbiamo già presentato appunto nel 2023 il primo T50, ma sarà anche, diciamo, il palcoscenico per diversi eventi che faremo nei prossimi anni, quindi sicuramente un evento che sarà destinato a durare nel tempo. Ovviamente l'innovazione non può che non passare anche attraverso gli aspetti green, e su questo tema noi ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando, stiamo facendo anche grandi investimenti. B0 è il progetto alla quale stiamo dedicando diverso un impegno sostanzioso, è un progetto che sarà destinato a portare una componente pulita a bordo delle nostre barche a partire dalle prossime T52 e T60. Questa componente sarà un passaggio graduale sicuramente, perché come ho detto tante volte non possiamo pensare di avere propulsioni totalmente green, come nel nostro caso idrogeno, però sarà un passaggio graduale, un passaggio che ci permetterà anche di mano a mano affinare le tecnologie e affinare anche soprattutto e migliorare tutta la catena di subfornitura che è intorno a questa tipologia di attività. Confidiamo di essere in mare fra il 2027 e il 2028 col primo modello, ci stiamo lavorando e probabilmente anche prossimamente vi daremo qualche anticipazione. Le generazioni cambiano, lo stile di Baglietto rimane sempre lo stesso e continua sempre ad essere apprezzato anche dalle nuove generazioni. Cosa devo dire? Che le nuove generazioni comunque tendono sempre ad avere un occhio in particolare appunto sugli aspetti green, sugli aspetti tecnologici, elementi sulla quale Baglietto comunque sta lavorando, cercando sempre più di integrarli sotto la sua veste, come ho già detto tante volte, di un aspetto sobrio e di tradizione. Baglietto
tra i suoi armatori comunque annovera anche gli armatori che sono anche le amministrazioni degli altri stati, perché Baglietto è anche nel settore difesa, quindi vogliamo anche riconfermare quest'anno un ritorno sostanziale nel settore della difesa. Abbiamo consegnato le prime imbarcazioni alla Marina e questo vuole essere un po' un punto di ripartenza per ricalcare quella che è stata anche la storia di Baglietto nel settore militare. Il portafoglio di Baglietto oggi direi che è fully booked. Oggi abbiamo 14 yacht in costruzione nel segmento fra i 40 e i 60 metri, quindi diciamo un impegno ormai consolidato fino a tutto il 2027, quindi un trend positivo che sta continuando per il momento senza dare segni, diciamo così, di cedimento, quindi guardiamo al futuro in maniera sostanzialmente positiva. L'altro aspetto sulla quale Baglietto si sta muovendo proprio su questi numeri sono anche l'ampliamento delle aree. Abbiamo potenziato l'area, il nostro punto di produzione a Marina di Carrara, ora stiamo lavorando sull'ampliamento del cantiere di La Spezia, quindi credo che anche per il 2024 avremo la possibilità di ufficializzare e formalizzare appunto l'acquisizione di nuove aree all'interno del Golfo di La Spezia. 170 anni di storia e quest'anno vogliamo celebrare appunto questo evento dove vogliamo riconfermare l'animo e l'indone pionieristica di questo cantiere che appunto rappresenta da tanti anni la nautica a livello mondiale. Diciamo che l'indole di Baglietto è anche quella di mantenere sempre un aspetto sobrio, una linea pulita, che è quella classica sempre dimostrata in tutti durante tutta la sua vita. Quindi la nostro e anche il mio, diciamo, dovere è quello di non snaturare questo, diciamo, questo prodotto, questo marchio che da sempre appunto rappresenta l'esempio di tradizione, di nautica, di marineria nel vero senso della parola. Quindi vi riprometto che quest'anno sarà un'opportunità per riconfermare tutti questi elementi e soprattutto anche portando nuovi modelli che riconfermeranno comunque sempre anche l'indole di Baglietto, quale barca veloce, barca innovativa e barca di un fascino indefinito.